pilota, poi YouTube con il canale Raduni Autostoriche ed Eventi Futuristici, Dailymotion e Twitter. Quindi noi siamo in tutti i canali online, Facebook, voi seguite Raduni Autostoriche Italia e noi vi ringraziamo. Poi vogliamo ricordare che nella Raduni Autostoriche, se questa vettura ovviamente è davanti, è perché ovviamente le persone devono seguire la safety car, nel senso che la vettura questa è una vettura di sicurezza. Quindi la macchina questa è vettura di sicurezza che le persone devono seguire quest'auto, non perché sono bravo o bello o quant'altro, ma perché c'è una certa esperienza di guida alle spalle e siamo organizzatori di raduni anche di auto storiche in tutta Italia, però poi la cosa maggiore importante è che siamo organizzatori di raduni per la sicurezza stradale. Quindi con il telefono fermo, con il supporto come ho io qua al vetro, noi consigliamo tutti una guida sempre molto prudente, attenzione, cinture sempre queste signori qui vanno allacciate, sempre, non sono un optional, il telefono possibilmente per le donne in tasca, per gli uomini ugualmente in tasca, ma se lo mettono nel supporto come ho momentaneamente facendo girare questo video, ma fermi, noi siamo completamente fermi. La vettura è ferma, il supporto, ecco, lo vedete, è questo qua, signori, quindi viene installato nel vetro, proposta sicurezza, quindi noi se diamo dei consigli della sicurezza stradale perché non vogliamo che succedano incidenti. Poi voglio salutare una persona molto importante, tutte le altre associazioni che collaborano con noi, tra cui la Salute Guida, il dottor Franco Burattini di Iesi, che lui è il